Pronto, senatore Poliportone, buonasera, sono il dottor Abate, il giornalista. Volevamo realizzare questa intervista, intanto farle gli auguri di buon compleanno. Grazie. Allora, se possiamo una breve intervista, sia... D'accordo. Va bene, allora iniziamo subito. Senatrice Poliportone, intanto auguri di buon compleanno, sempre sulla breccia e in attività. Grazie, sempre sulla breccia, in attività, certamente, perché bisogna essere sempre presenti, almeno finché io non ce la faccio. Ecco, senta, questa nuova realtà della fiamma tricolore, anzi questa vecchia trattino nuova realtà, che prospettive, che idee, ideologia si vuol dare all'Italia? Beh, insomma, per me è un ritorno alle origini, infatti appena sono entrata in Consiglio Comunale lo scorso anno, la sono rientrata e ho detto io voglio molto più che sono entrata. Da un anno ormai che ho deciso di ritornare idealmente alle origini, anche se all'epoca c'era. Ecco, c'è stata una. A in Puglia c'è una scelta coraggiosa, un candidato coraggioso, il dottor Pierfranco Bruni. Molto coraggioso perché è un idealista come me. Ed è un'intellettuale di fama. Quindi non possiamo essere orgogliosi di questa sua scelta di aver voluto ridare fuoco a questa fiamma che qualcuno in stato negli anni aveva pensato di spegnere. D'altra parte la destra pugliese non ce l'ha un pezzo, quindi ridare vita alla destra di Puglia con un dovere ormai arrivati alla nostra età. Ecco, una destra che ora va separata dal resto del centrodestra, sarà sempre così o ci potrebbero essere dei punti di contatto in futuro? No, ripeto, è una battaglia ideale, no? Abbiamo Ecco, circa la candidatura in futuro vedremo. Ecco, circa la candidatura di Fitto, cosa non l'ha convinta? Ma guardi, non lo deve chiedere a me, deve chiedere a Fitto se Fitto si sente di destra. Io sono certamente di destra, Pierfranco è certamente, più che certamente, persona di destra. Dovrebbe chiedere a Fitto che cosa l'ha convinto. Ma, senatrice, io la ringrazio e le rinnovo gli auguri di buon compleanno. Grazie, grazie a voi e buon lavoro. Grazie, grazie.